porto di Carrara si svilupperà ulteriormente grazie al Project Cargo. È stato siglato un accordo per il trasporto e la gestione dei grandi manufatti industriali tra Regione Toscana, Comune di Carrara, Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale, Nuovo Pignone, Becker Hughes, FHP. La specializzazione sul fronte della movimentazione e della logistica è un'opportunità di sviluppo per il porto di Marina di Carrara. Con il protocollo ecco la possibilità di utilizzare delle aree di retroporto per la composizione dei materiali, per la loro adeguata capacità di collocarli nello smistamento sulla nave, che valorizza tutto un sistema su cui la Regione mette risorse per adeguare la viabilità e la sistemazione del porto rispetto a quello che è la situazione, diciamo, accostata al porto negli spazi pubblici, il nuovo Pignone stesso per questi capannoni che saranno necessari per poter allargare la possibilità di utilizzo. Nell'area portuale del piazzale Città di Massa, in concessione FHP, all'interno del porto di Marina di Carrara saranno creati nuovi spazi per l'assemblaggio e la movimentazione di moduli di grandi dimensioni realizzati da Nuovo Pignone, e sarà FHP a occuparsi di sbarco e movimentazione. Un'attività di specializzazione che farà crescere le attività del porto. Ma è l'avvio di un progetto molto interessante, molto importante, che porterà ad amplificare ulteriormente questa caratteristica del porto di Marina di Carrara, cioè quello di svolgere un servizio importante di project cargo, direi quasi, non voglio dire in esclusiva, ma comunque in una posizione di assoluta importanza nel panorama nazionale. E le aziende che operano attorno al porto di Marina di Carrara troveranno in questo nuovo progetto ulteriori opportunità di crescita, e questo naturalmente noi auspichiamo che possa avere una forte ricaduta occupazionale sul territorio in maniera diretta e anche in maniera indiretta. L'intesa impegna le parti a facilitare le procedure amministrative nel rispetto delle norme e della salvaguardia dell'ambiente secondo un cronoprogramma. È stato inaugurato il primo edificio del centro Covid Pegaso di Prato, che conta 191 posti letto su due piani in una superficie di 1700 metri quadri negli ex locali del centro di ricerche CREAF. A regime i posti diventeranno 340 con altri 150 ricavati nella struttura accanto. I lavori per realizzare questo ospedale dedicato esclusivamente a pazienti Covid sono stati fatti a tempo di record, 29 giorni. È la dimostrazione che quando la pubblica amministrazione è svincolata dai lacci della burocrazia le cose si possono fare. 191 posti, e per ognuno vedete la preziosità tecnologica di ciascun letto, del modo con cui il malato di Covid, arrivando qui, potrà essere predisposto a ogni cura, a ogni attenzione, a ogni modalità per contrastare questa terribile malattia. L'edificio è di proprietà della Regione ed è in una posizione strategica all'interno dell'area metropolitana Firenze-Prato-Pistoia. I primi pazienti arriveranno al centro Covid Pegaso dagli altri ospedali già lunedì. Queste realtà saranno alleggerite di ricoveri Covid e potranno quindi intraprendere la ripresa delle attività no Covid, che sono molto attese dai cittadini, perché purtroppo noi dobbiamo fronteggiare contemporaneamente la pandemia con gli effetti che genera sulla salute delle persone, ma dobbiamo anche tenere un livello adeguato di prestazioni sanitarie non legate al Covid, perché ovviamente anche le altre patologie necessitano anche in questa fase di grandissima attenzione delle strutture sanitarie. Al centro Covid Pegaso i lavori, andati avanti 7 giorni su 7, sono stati fatti da Inso S.p.A. con il coordinamento della Protezione Civile. Voglio ringraziare la Inso, l'impresa che ha realizzato in così poco tempo questa struttura ospedaliera. Come avete visto, c'è anche una sala dedicata alla subintensiva, un lavoro molto impegnativo. Entro la fine dell'anno inaugureremo anche 150 posti a Lucca e gli ulteriori 60 posti al Santo Stefano di Prato. In questa maniera noi ci creiamo delle zone cuscinetto che ci permetteranno di reggere anche un'eventuale terza ondata. A occuparsi delle forniture della strumentazione è stato il Sistema Sanitario Regionale con l'ente ESTAR. Ad un anno dal sisma di magnitudo 4.5 che ha scosso il Mugello, il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani ha effettuato un sopralluogo per tracciare un bilancio dei danni e degli interventi effettuati. Prima tappa, il Palazzo dei Vicari, sede del comune di Scarperia e San Piero. Ma la zona più colpita è Sant'Agata, appena fuori Scarperia, dove alcune case hanno subito lesioni e l'abside della Pieve ha ceduto.
un edificio simbolo del terremoto del Mugello e la chiesa di San Silvestro a Barberino del Mugello, dove la facciata, distaccatasi per la scossa, è stata assicurata nuovamente al resto della struttura. Adesso resta la necessità di sostenere quelle famiglie che hanno anticipato le spese per gli interventi. Proprio la presenza della Protezione Civile Nazionale, io ringrazio davvero di cuore stamani di essere qui con noi, ci dà la garanzia che l'iter anche per attivare quelle risorse che sono state stanziate, che naturalmente aiuteranno alla ricostruzione e al rimborso, perché molti interventi sono stati già fatti sia in sede pubblica che privata, e per tutti coloro che hanno fatto i lavori con le perizie per il rimborso, la certezza che presto si potrà chiudere in qualche modo il capitolo del risarcimento da terremoto. Per quanto riguarda gli interventi di ricostruzione delle prime case oggetto di sgombero e delle seconde case, sono stati stanziati circa 4 milioni di euro in forma di contributo singolo di 25.000 euro per ogni struttura. Ma c'è una novità. Oltre ai 25.000 euro stanziati dal Dipartimento sulle abitazioni private, nell'arco dell'inizio dell'anno saremo in grado di mettere altri 25.000 euro da fonte regionale, da bilancio regionale, per raddoppiare laddove è necessario questa cifra e quindi dare finalmente una risposta alle famiglie. Siamo un po' in ritardo, purtroppo la situazione del Covid non ha aiutato, ma ci sono le condizioni per recuperare questo tempo. Con i 4 milioni e 600 mila euro del Dipartimento della Protezione Civile Nazionale potranno essere realizzati i lavori al Palazzo Comunale di Barberino di Mugello ed il miglioramento e l'adeguamento sismico della Scuola Media Lorenzo de' Medici. A questi due interventi si aggiungono il consolidamento di 6 cimiteri e l'intervento per l'agibilità di un alloggio di edilizia popolare nel comune di Scarperia San Piero. È entrata in funzione nel complesso Palagi di Firenze la prima centrale unica di risposta 112 della Toscana, l'acronimo è CUR. La nuova sala operativa comprende 28 postazioni per la gestione delle chiamate in arrivo dalle province di Firenze e di Prato e dai comuni del Valdarno Superiore. È in pratica un filtro fra il cittadino che vuole segnalare un'emergenza alle 80 centrali operative dei carabinieri, della polizia, dei vigili del fuoco e del 118 presenti in Toscana. Il vantaggio principale? Accorciare i tempi di intervento sul territorio, eliminando il fenomeno delle false chiamate fatte per errore, per scherzo o per chiedere informazioni. Secondo i dati del Ministero dell'Interno si tratta del 60% delle telefonate di emergenza in arrivo. Oggi la Toscana entra tra le grandi regioni d'Europa a dare risposte ancora migliori ai propri cittadini, alle proprie cittadine. Lo fa attraverso la centrale unica del 112 e questo è frutto di sinergia e collaborazione tra il mondo della sanità, la prefettura, tutti i soggetti coinvolti. Non solo del settore sanitario, io ci terrei a ricordarlo perché i numeri di emergenza riguardano anche altri tipi di attività, penso alle forze dell'ordine, ai vigili del fuoco, insomma, e quindi c'è stato un grande lavoro di squadra, una grande capacità di integrazione, quindi un passo importante nella giusta direzione, un percorso che oggi fa un passo avanti rilevante e che si concluderà nei prossimi 6 mesi. Fra i servizi della nuova centrale unica del 112 anche le call, ovvero le chiamate che partono in automatico dalle auto coinvolte in un incidente, e poi la traduzione multilingue, il supporto per gli ipovedenti e la app Where Are You. In questa prima fase restano comunque attivi anche i vecchi numeri del 118 e delle forze dell'ordine per permettere la graduale diffusione del nuovo numero unico 112. La pandemia di Covid-19 non ha fermato il tradizionale meeting dei diritti umani, la cui 24esima edizione si è svolta in un Mandela Forum di Firenze vuoto, ma con 12.000 studenti di 110 scuole medie e superiori collegati da remoto per ascoltare testimonianze e confrontarsi su diritti e legalità nello spirito del nuovo rinascimento che, ha detto il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani nel suo intervento video, solo i giovani possono creare in linea con il DNA toscano. Io rispetto il titolo dell'evento che rientra nel progetto Giovani Sì della Regione Toscana per l'autonomia dei giovani. Questa giornata ci ricorda anche con orgoglio come la Toscana da sempre sia terra di diritti e voglia continuare con orgoglio questa tradizione. Combattere oggi per i diritti umani significa schierarsi contro ogni forma di violenza, di sopruso e discriminazione, ogni forma di ingiustizia e disuguaglianza. Questa pandemia rischia di accrescere le disuguaglianze sociali, economiche e territoriali e noi invece dobbiamo combattere affinché i divari diminuiscano e non certo accrescano.
Noi viviamo oggi una generazione di pace, di benessere e diamo troppo per scontato che tutto questo sia per sempre. E non è così. È per sempre se nelle nuove generazioni ed in noi rimane saldo il principio, il riconoscimento del valore della persona, della legalità, dei diritti che a ciascuno e dei doveri che a ciascuno competono nel momento in cui vive in una comunità strutturata. Un'edizione inedita del meeting dei diritti umani che ha dimostrato l'importanza delle nuove tecnologie anche nella trasmissione dei valori alla base della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo adottata proprio il 10 dicembre 1948. Essere giovani nel mondo, giovani nella Toscana, non è soltanto una cosa bella, ma è anche una responsabilità, perché molto di quello che ci sarà domani in questa regione dipende dall'impegno che noi oggi mettiamo nel concretizzare questi valori. Quindi la giornata dei diritti umani vuol dire ai toscani, ai giovani toscani, che non sono solo il futuro di questa terra, ma ne sono il più bel presente che potessimo chiedere. Sul palco, oltre alle tante storie come quella di Patrick Zaki, difensore dei diritti umani in carcere in Egitto, anche la musica e le parole per raggiungere e coinvolgere le migliaia di studenti collegati online. È stato siglato nella sede della Camera di Commercio di Pisa, alla presenza del Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, l'accordo che dà il via al piano di riqualificazione dell'area produttiva di Ospedaletto, strategica per la presenza di aziende in forte espansione, ma anche penalizzata negli ultimi tempi da lotti rimasti incompleti e strade dissestate. L'accordo vale 1 milione di euro, 800.000 dei quali messi a disposizione dalla Regione Toscana, e prevede la riqualificazione dei nodi di accesso, della viabilità, del verde pubblico e delle opere di urbanizzazione. Io lo ritengo un esempio un po' per tutta la Toscana, perché è una sinergia che in primo luogo si viene a creare fra regione e comune. Si tratta di un intervento di 1 milione di euro che va a creare infrastrutture, possibilità di insediamento, e la sinergia fra comune e regione poi in realtà si riversa con quello che è l'intervento del privato, che va a realizzare prospettive che sono di occupazione, di crescita e di sviluppo. Il progetto di rilancio dell'area produttiva di Ospedaletto nasce da un accordo siglato nel 2019 tra Regione Toscana, Comune, associazioni di categoria del mondo imprenditoriale e Ordine degli Ingegneri. Abbiamo potuto centrare alcuni argomenti che fanno di Pisa uno snodo tra la Valle dell'Arno, l'area toscana forte della produzione, con l'area della costa. E quindi qui, nell'attrazione di talenti, nell'attrazione di investimenti, possiamo davvero fare delle cose importanti. L'accordo per la riqualificazione di Ospedaletto, hanno detto Giani e Marras, è un passo avanti concreto verso la ripresa del post-Covid, in cui sarà centrale il potenziamento delle infrastrutture.